Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. Ho subito la prima vera ferita di questa run, attaccato da due Shinx, mentre mi sono distratto guardando all'orizzonte quel Luxio Alpha che non vedo l'ora di affrontare, perché è un ostacolo per l'eventuale raggiungimento del lago di Mesprit. Ciò detto, prima ancora di affrontarlo, vorrei da subito riprendere le cose in mano e farvi notare che l'amuleto salute è sparito quando i Pokémon mi hanno attaccato. Quindi in teoria, e lo scopriremo ben presto, ormai essendo non più muniti di questa protezione, anche gli allenatori possono soffrire gli status. E in teoria, sempre in teoria, ho scampato una paralisi con il tuono shock di Shinx, grazie alla consumazione di quell'amuleto. L'obiettivo in questo momento è quello di tornare al campo base, sani e salvi, e sperare di ritrovare Luxio Alpha qui. Al solito mi auguro che non sia uno spawn raro, che magari scompare dopo aver fatto un certo numero di passi. Quindi ragazzi, senza indugiare oltre e sapendo che Rizza ci aspetta, qui ci siamo persi a esplorare, è il bello dell'open map e voglio seguire questo flow. Quindi se non vi dispiace, torniamo al campo base e proviamo a fare il mazzo a quel Luxio. Ma adesso, strategia di fuga. Allora, posso teleportarmi? Non credo. Oh sì, posso! Questa è un'ottima cosa. Dormiamo. Oh, potevo riposare per varie ore del giorno. Guardate. Fino al mattino, fino a mezzogiorno, fino a sera, fino a notte fonda. Interessante perché potrei incontrare altri Pokémon. Peraltro nel momento in cui registro sono le 21:12. Quindi non credo che sia legato al clock della Switch, ma un clock tutto suo, visto che ora è il tramonto. Beh, in teoria dovremmo essere tornati in forze, e anche nella pratica lo siamo. Allora, Shinx è il nostro primo Pokémon. E Oshawott, nonostante abbia danza spada, è debole a Luxio. E riproviamoci facendo la stessa identica strada. Ragazzi, mamma mia. È stata una doccia fredda la fine della scorsa puntata. Doccia fredda, vi dico. Nella mia testa avevo pensato, vabbè, adesso chiudiamo l'episodio facendoci il Luxio Alpha, facendo un po' i ciaddini e poi andando da Rizza. No, due Shinx. Però, ottima informazione. La agro sui Pokémon selvatici moltiplica le battaglie. Due Pokémon agrati, due Pokémon in battaglia. Dai, Shinx, solo tu puoi tenere quel Luxio, ammesso che ci sia ancora. Forse l'ho superato, no, è ancora lì. È ancora lì. Dobbiamo andare per il preemptive attack, amici. Ce l'ha insegnato il trailer. E ora più che mai dobbiamo andare di bacche di strategia. C'è una musica diversa. Forse è la musica degli Alpha. Ha indietreggiato, ha fatto un salto quel Luxio. Dove sta andando? E intanto si sta facendo notte. Ok. Proviamo a vedere che succede. Sì, lo sta attirando effettivamente. Credo. Prendiamo il giro largo. Non ci ha visti. Non ci ha visti. Mi sa che ho sprecato una bacca, ma non importa. L'importante è uscire vivi da questa follia che sto per fare. Sì, è la musica degli Alpha. Appena mi riavvicino torna. Ok, ora abbiamo uno spot molto migliore. Ancora un'altra bacca. Non sono sicuro di farcela, altrimenti dovrebbe sgamarmi. Vai, prendi la bacca, Luzio.
Yes! Ma non l'abbiamo colto di sorpresa. Prego, lasciami andare. Non è ancora il momento di andare al lago. Un Drifloon! Cavolo, un Drifloon voglio prenderlo però. Scusami, Shinx. Che bella la musica. Comincia bene questo episodio, eh. Pokéball. Dovevo aspettare. Preso. Sono stato fortunato. Che musica tetra. Bella però. Cominciamo a tornare al target, ragazzi. È da tutt'altra parte, tra l'altro. Forse sarebbe meglio tornare al campo base. Ok. 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 Cosa abbiamo da fare su Wurmple? Una cattura senza farmi notare. E veleno spina. Presa. Credo, spero. Sì. 4 su 6 esemplari. Avrei dovuto usare veleno spina prima di farlo evolvere. Chissà se funziona anche con... Mi hai visto? No. Un altro Drifloon. Dove sto andando? Ok, in realtà sto tornando al campo base. Mi ha visto, mi attacca. Che attacchi farà? Oh, oh mio Dio. Ok, ok. Vediamo di non attirarne altri quantomeno. Ok, è andato via. O mi sta semplicemente per attaccare. È tempo. Però magari proviamo a farlo con Silcoon. Vediamo se funziona la veleno spina. Oh. Tra l'altro Drifloon sarebbe un bel Pokémon da avere. Assonnato. Quindi non più addormentato, assonnato è il nuovo termine. E abbiamo anche le icone. Ah. Aspetta, non sono addormentato. E adesso mi addormento. Sono assonnato ma non sto dormendo. Mentre lui è avvelenato. E rimarrò in campo solo per capire che cos'è essere assonnato a questo punto. La tossina, cioè l'avvelenamento c'è. Forse serve la seconda ipnosi per addormentarmi? Adesso funziona a due step, è possibile? Provo a curarmi con una pozione. Voglio vedere se... entrando un'altra ipnosi mi addormento. Potrebbero aver nerfato il sonno. Magari anche in tutte le altre generazioni. Vediamo. Ti prego, fammi un'ipnosi.
fammi un'ipnosi. Ti prego, fammi fare del verifico. Fammi un'ipnosi. Credo che funzioni a doppio step, ma devi fare due volte una mossa d'addormentamento per addormentare. Non è più assonnato. Forse no? Ma non mi sembrava cambiasse qualcosa. Forse l'ordine dei turni e non me ne sono accorto? Intanto lui ha beccato, mi sa, l'iperavvelenamento. Ok, sono assonnato. No, è colto da una sonnolenza improvvisa. Che però sembra essere assonnato. E tra l'altro è appunto solamente in fight. Non mantiene più questa sonnolenza poi. Ma che strano. Grevita al boccio da solo non si può utilizzare, vero? Già, da solo non serve a niente. Ingrediente per la preparazione di strumenti che rianimano i Pokémon esausti. È anche noto come bocciolo della rugiada del mattino. Per la sabbia impegno è ancora presto e comunque aspetterei di raccoglierne altro. Direi che è tempo di andare via. Non credo di aver fatto l'achievement dei Wurmple. È il motivo per il quale non vanno evoluti subito. Infatti veleno spina non ce l'ho. Allora, facciamo così. Torniamo di nuovo a casa base. Assolutamente, a casa base. Ok. Oh, ho sbagliato. Ho messo un... base della landa. Non posso teletrasportarmi. Ok, fatto. Perfetto. Dormiamo innanzitutto, così Shinx sta meglio. E in teoria dovremmo anche togliere momentaneamente Silcoon per fare la velenospina, ma magari gliela vediamo usare a qualche Wurmple. Non facciamo cambi. Drifloon però lo metterei al posto di Beasel. Vediamo che Drifloon è. Drifloon è attacker speciale ed è di natura furba, quindi neutra. Ha due impegni in attacco, ma non sappiamo se l'impegno è investibile in tutte quante le statistiche al massimo oppure no, quindi per ora ne vale comunque la pena rispetto ad avere banalmente due Pokémon acqua, per quanto siamo deboli a elettro in una maniera imbarazzante. Imbarazzante. Non abbiamo ancora i funghi per il ragazzo. Posso fare una rollata per... Purtroppo, nonostante il grande sacrificio grafico, comunque la draw distance... Oh mio Dio. Comunque la draw distance dall'alto non è eccellente. Ok, non ce n'era uno. Un altro Drifloon, ma si sta per fare mattina. Quindi credo che tra poco scompariranno. Oltre il ponte, vero? Sì. Zoomare. Credo sia sì, oltre il ponte. Dobbiamo andare oltre il ponte. Ce la facciamo a catturare un altro Drifloon di soppiatto? Probabilmente fin tanto che sono spawnati non scompaiono. Anche dopo la fase del giorno incompatibile con loro. E invece sono appena fasati. E infatti sono comparsi gli starli dal nulla. Beh, direi di procedere a questo punto. La zona oltre il ponte pullula di Pokémon molto pericolosi. Devi avere almeno il rango monostella per... Ah, aspetta! Ah, il rango giusto per passare. Vedi di stare in campana. Se si mette male, vai in un posto sicuro e riposati. Da questa parte. Dobbiamo finire anche la missione di Starly, ricordiamocene. Rizza, ti presento Saidonia. T'ho una faccia nuova. Non che faccia grande differenza per me. Se sei qui, vuol dire che puoi aiutarmi, no?
Già ci cominciano a chiedere aiuto, eh? Sono Rizza, un capitano del Team Diamante. Suppongo che prima o poi bisognerà spiegarti un po' di cose sui capitani e sul Team Diamante. Altrimenti sai che risate. Wow! Ma ora veniamo al punto. C'è una cosa che vorrei sistemassi subito per me. Come te la cavi con i Pokémon? Credi di essere capace di affrontarli? Ovviamente. Ah, meno male. Quei principianti della vostra squadra di vigilanza sono stati totalmente inutili. Questo è il mio compagno Munchlax. Io e lui siamo praticamente cresciuti insieme. Non ho bisogno di infilarlo in una palla ridicola come fate voi per farlo lottare al mio fianco. Sappiamo e non vedo l'ora di arrivare nel punto del gioco in cui tutti i dialoghi saranno inediti. What? Però, a parte risa lontanissima. La missione sarebbe questa? Ti accontento subito. Sword Dance. Oh, abbiamo il segnalatore di potenza in basso. È appena apparsa un'icona. Aumenta la forza offensiva di chi la usa. Ma questo significa che forse davvero aumenta entrambi gli attacchi? Non saprei. Lo vedremo con congiura o similari. Bello, Bulky. Non posso rimanere qui. Potrebbe essere un'idea, però potrebbe avere sgranocchio o morso. Forse la cosa più intelligente è mettere Drifloon ora e vedere se riusciamo a fregarlo. Le musiche sono tutti remix. Muore Drifloon un poco male. Che muore. No, in realtà si fissa sul rotolamento. Io switcherei Shinx. Sì. La cosa che mi ha sorpreso è che non dovrebbe avere tanta difesa. Perché è così resiliente? Ha retto un acquagetto. Fulmine denti. Vediamo di paralizzarlo. Yes. È fatta però. Tocca a noi. Potrei addirittura farlo potente, ma non conviene. Fulmine denti 65. Entrerà. E stab. GG. Ok. Più nuova mossa. Da parte di Drifloon. Munch. Hai battuto il mio Munchlax, pensa un po'. Sei pieno di risorse tu. Forse era solo una prova per capire se siamo in gamba, non era la vera missione. Ti sei battuto bene, Munchlax. Ora rimetto in sesto i Pokémon che hanno lottato. E in aggiunta ho anche qualcosa da darti. Voi del Team Galassia avete il pallino del fai da te, no? E allora eccoti dei materiali. 5 Revital Bocci, buono. Tu e i tuoi Pokémon siete davvero affiatati. Mi hai molto colpita. Mi ricordi il grande eroe di cui si parlava nelle leggende che mi raccontavano da piccola? Esiste un grande eroe? Ho deciso, ti affido il compito di sistemare quel Pokémon Alpha che infesta l'altura Grancorno. Io spero non sia Luxio, perché sennò è finita. Sai cos'è un Pokémon Alpha, no? È un Pokémon enorme, molto più grande del normale. Beh, allora, vieni sull'altura Grancorno? Sai dov'è? Se no sai le risate. Io odio questa battuta. Ok. L'Archeos Phone sta reagendo a qualcosa. Quello strano congegno che porti sembra indicare la strada da seguire, più che altro credo indichi l'Alpha. Interessante la tua mappa. Sarà un'altra diavoleria tecnologica del Team Galassia. L'odio era proprio percepibile anche dai trailer. La mappa indica la direzione giusta, l'altura Grancorno è da quella parte. Lì c'è Wyrdir. Allora affido a te la questione, mi raccomando. Il nuovo acquisto della squadra di ricerca stoffa, meno male. Di un po', tu lo conosci il Sommo Sinnoh, vero? Un eroe. Un eroe? C'è stato già un eroe. Insomma che? Faccio il vago. Non lo conosci? Ti aggiorno io.
Però vedi di ricordartelo d'ora in avanti, se no sai che risate. Io credo che qualcuno abbia preso 15 anni di galera per questa cosa. Il sommo sinno? Titlescreen? Titlescreen di Diamante Perla? Il sommo sinno, dominando il tempo, plasmò l'universo. Così nacque la terra di Isui, dove oggi vivono i Pokémon. Quindi loro sanno che il sommo sinno ha creato l'universo. Non sanno com'è fatto. Noi del Team Diamante siamo i discendenti di coloro che attraversando il mare giunsero a Isui per venerare l'onnipotenza del sommo sinno. Sono migrati ad Isui per venerare Archeos. Tuttavia, si narra che il sommo sinno decise di occultare la sua presenza. Dunque, loro sono discendenti di un'antica stirpe, quella delle colonne elleniche, che è emigrata qui conoscendo il mito di Archeus per il solo fine di venerarlo. Ma per qualche motivo il sommo sinno decise di occultare la sua presenza. E quindi, eccoci. Piano piano si perdono le sue fattezze dal punto di vista storico, motivo per il quale nasce la diatriba su di Alga e Palkia. Pare che non si palesi ad anima viva ormai da tempo immemorabile. Eppure questa cosa lascia intendere che Archeos sia arrabbiato. Però perché se Archeos è arrabbiato, realizza un viaggio nel tempo per farci venire qui? Ancora oggi esistono dei Pokémon legati al sommo sinno, e il compito di noi capitani è prenderci cura di loro. Uno di loro si trova sull'altura Grancorno. In lui scorre il sangue di uno dei Pokémon protetti dal sommo sinno. Dunque è ereditario essere sacro. Seguimi, è ora di andare. Con calma e per favore. Una nuova zona da esplorare. Abbiamo 18 incarichi sui quali fare rapporto. C'è Cricketot. C'è Cricketot, ragazzi. Ma tanto il rapportone lo facciamo. Ne facciamo uno unico in fondo. Ma sai che bollo che ti pigli in testa, mannaggia. Bravo, bravo, gira. Provo il tiro. Volevo prenderlo alle spalle, ma abbiamo una mossa padroneggiata da Bidoof. È comunque senza farti notare, non è un colpo alle spalle, ma è senza fa... Ah, ok, quindi senza farsi notare non richiede necessariamente il colpo alle spalle. Cosa che però io voglio fare adesso. Andiamo. 2 su 2, senza farmi notare, fantastico. Bravo Shinx. Dobbiamo far evolvere anche Starly, così magari completiamo la pagina del Dex. Cosa deve fare Starly per completare la pagina del Dex? Livello analisi 6. Sconfitti, devo sconfiggere altri, catturarne altri senza farmi notare e ovviamente farlo evolvere. E catturare il famoso maschio solido che non troviamo. Che potrebbe a un certo punto della sua vita palesarsi. Allora, muro muro qui è l'ideale. Così controlliamo che non ci siano specie di Pokémon pazze e sgravate. Abbiamo altra roba su Cricketot che possiamo fare qui. Un Revital Boccio, ottimo. Proviamo a salire. Si può salire piano piano, facendo un po' quasi di wall glitching. Ma non ho modo di sniperare nessuno, vero? Prendiamo intanto. Oddio, in realtà potremmo buttarci a capofitto tra questi Cricketot. Riesco a avere il range per analizzare? Sì. Controlliamo.
Variazioni di forma accertate, ci siamo. Sconfitti, catturati, ne ho presi due. Potrei catturarne uno e sconfiggere gli altri. E questo è da dietro. Yes. Chiaramente questo non allerta neanche gli altri. E invece mi sono fatto vedere come un cretino. Yes. Ora non si vedrà niente perché è dentro l'erba alta. È successo anche prima. Questo è un effetto grafico che francamente avrei preferito evitare. Vai, raffica potente. E let's go. Raffica potente, let's go. Buono, sconfitto. Usiamo anche a questo punto lui. Ok. Allora. Altro cricketot. Potremmo sconfiggerne un altro. E intanto far livellare. Dov'è che sei? Eccoti. Volte che gli hai dato del cibo. Allora diamogli anche del cibo, perché no? Intanto revita il boccio. Però mi sa che sono tutti scappati quelli che erano qui. Allora, mettiamo la bacca in evidenza. Eccoci qua. Piano piano, piano piano. Buttiamogli del cibo. Dopodiché mi dispiace tanto. Ma anche se ti ho dato del cibo, morirai subito dopo. Mi spiace. Devo. Vai con la raffica potente. Bene. 2 su 2. Vai, star lì. Oh! No, 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 star lì, star lì, star lì, star lì. No. Scappato. Vediamo se riusciamo a prendere lui con sniperoli. Per poco. Forse devo cercare meno di prenderli in faccia e più di semplicemente tirargli una bolvicina. Abbiamo degli starli. Uno di loro sarà maschio. Che diamine. Uno è molto grande, tra l'altro. Forse è il maschio. Questo punto. Ti prego, guardami l'altro. Eccolo, eccolo, il maschio più grande. Ah! No, 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 sono stato un maldestro. Del cavolo! Tira la ball. Preso finalmente il maschio, ragazzi. Era molto più grande. Oh, abbiamo un'altra richiesta qua. È vero, l'avevamo vista in mappa. Però di funghi neanche l'ombra, eh. Stava lì. È uscito. Ok. Oddio, funziona. Bella per me. Allora, l'obiettivo lì, ma lì c'è un Pokémon. Un lavoro per Starly. Oh, Burmy, catturiamolo. Indeboliamolo con un attacco rapido. Mi guardo da questa prospettiva la lotta. Il blocco entomico, va bene. Strumenti. Ah, oh, in realtà avrei potuto fare nel nuovo modo e non nel vecchio. Dai, entra. Vita gialla, un livello 7, entrerà. Mi spiace che a volte l'erba, tra l'altro brutta, del dettaglio ambientale copra i Pokémon. Ho preso anche Burmy. Ragazzi, dobbiamo fare un sacco di report. Quanti? 31. Bene, per carità. Molto bene. Chi c'è? E dove possiamo andare qui? C'è un oggetto smarrito. Beh, andiamo a prenderlo. In realtà avrei potuto
anche un po' esplorare la piana Fer di Cavallo prima di andare totalmente via. Però è anche vero che il giardino bonificato aveva quell'essere terribile, ovvero il. Luxio Alfa. Però un po' di mappa dovrei esplorarla. Tra l'altro ho delle linee tratteggiate, forse è dove non posso andare? Può essere? Magari anche la zona di mappa bloccata e in questo caso in teoria il lago. Tratteggiata perché ho un rango troppo basso. Potrebbe essere? O forse è semplicemente un confine tra una zona e l'altra? Scopriremo presto. Lì c'è un Beazle, vorrei controllare. Cosa ha da dire Beazle al riguardo? Esemplari sconfitti 3, catturati 2 e possiamo andare al terzo, quindi let's go. Ovviamente. No, no, tranquillo. Eccolo lì l'oggetto smarrito. Sei tu ad aver causato la fine dell'avventura di questo Aya. Conviene Aero Assalto in realtà più che Raffica Potente. Bene. Ogni tanto si guardano attorno, usano il loro turno per non fare altro. Credo che sia una prerogativa dei soli selvatici. Ok. Posso evolvere? No. Non ricordo quando evolve. Ha inviato a Esperzio ciò che aveva smarrito, grazie. Quindi è come vi dicevo io. Se sei collegato online, fai recuperare oggetti alla gente. Ciottolino. Ok, ciottomatte. Un altro Starly. Cosa ci manca di Starly, raga? Cosa ci manca? Dobbiamo fare in realtà report per aumentare. Una volta che l'hai fatta evolvere. Ma in teoria potremmo sconfiggerne altri due. E fare anche per completare la quest i quattro esemplari sconfitti. Ok, questo detona. Non penso che sia un livello altissimo. Ok, let's go. Si livella lenti, qui. Cioè, nel senso, livellano velocemente gli avversari. No! Ma no! Dovevo usare una pozione, forse. No, buono. Devo livellarlo, Starly. Non deve morire. E non ho rivitalizzanti, non li ho ancora fatti. Però forse posso farli qui. Posso farli qui in giro adesso. Ok. Oh, no, 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 non voglio fuggire. Voglio attaccare. Ok. Bene così. In teoria con il kit fai da te, e abbiamo anche una mossa padroneggiata da Silcun. Ho sbagliato menu. Con il kit fai da te. Dovrei poter fare anche i revitalizzanti. E infatti posso. Molto bene. Ma ne farei un cinquello. Sinceramente. Facciamo anche un seiello. Ah, non ce l'abbiamo abbastanza materiale. Vabbè, allora. Porri officinali a gogo, amici. E adesso inventario. E andiamo a revitalizzare Starly. Per poi dare una pozione al Pokémon. Ed evitare che perisca malamente. Ne diamo una anche a Bidoof. Non sappiamo quando potremo riposarci. Ho sentito un Beazle molto arrabbiato. Non era un Beazle. Facciamoci i cazzi nostri. Avete presente uno che si fa i cazzi propri? Sono io adesso perché quel coso è al 40. Prendiamo il Revital Boccio e ci leviamo dalle palle. C'è un Beazle. Va bene, il Beazle ci può stare. Se ci aggra solo lui non è problema alcuno, anzi, lo combattiamo serenamente. Teniamo, teniamo, fa un ventello. Aero assalto, poi tocca a lui. In realtà con attacco rapido, col prossimo attacco rapido potrebbe acquisire un altro turno poi. Acqua getto, queste stab. Ok, no, tocca sempre a me. Bella. GG. Ok. Via. Prendi sto Revital Boccio e vattene. C'è un Pokémon nell'albero. Pozioncina. Bisogna curare spesso.
Si prendono tanti danni. Questo mi piace tanto. Tanti danni. Tante botte. I Pokémon selvatici hanno belle mosse. Stab. È molto poco generoso. E questo lo distruggiamo. Dove va? Questo lo distruggiamo. Così uno l'abbiamo catturato e uno l'abbiamo ucciso. Ha droppato un Revital Boccio. Abbiamo fatto anche un altro archivio che era mosse di tipo volante. Volte sconfitto con mosse di tipo volante. Ok, abbiamo anche una minierina. La prendiamo. Fantastico. Fatto ciò, ragazzi, questa parte della mappa l'abbiamo esplorata, andiamo in ritirata. Perché io sento Floatzel e non ci voglio avere nulla a che fare. Ok, andiamo. Nedo il Depredo qui lo facciamo però, e poi andiamo. Andiamo. Questo Starly? L'abbiamo da battere un altro Starly? Sì. Subito. Vai. Ok. Secondo me Raffica basta. No, forse no. Va bene lo stesso. Allora, ragazzi, la parte... c'ho casino sempre coi tasti. La parte qui del giardino bonificato la esploriamo magari al ritorno. Oppure, chiudendo questo bellissimo episodio di mazzate, ce ne andiamo. Ce ne andiamo al campo base. Facciamo così. Tanto abbiamo incontrato Rizza, abbiamo saputo anche dell'esistenza di un eroe, mi ritengo soddisfatto, che credo che sia legato banalmente a questa prima storia di Arceus che poi lo ha portato in qualche modo a sparire. Quindi Arceus è stato offeso. O magari si deve nascondere da qualcosa. Però c'è anche un eroe. Un eroe. L'eroe tendenzialmente per un team diamante deve essere necessariamente qualcuno che è molto amico dei Pokémon e molto bravo con i Pokémon. Del resto noi gli ricordiamo quell'eroe. Le ricordiamo quell'eroe. Quindi, in teoria, l'eroe è un uomo estremamente affine ai Pokémon. Un po' alla Mystery Dungeon. Allora, la prima cosa che facciamo è dormire. Facciamo un po' di management. E adesso. Turn in di 40 miliardi di quest. Rapportino tattico. Almeno 2K, dai. Bravo. Ok. Bel jazzino. Le tue ricerche fanno notevoli progressi. Vediamo subito questo rapporto. Interessante. Notevolmente interessante. Permettimi di aggiornare il Pokédex con i tuoi nuovi dati. Starly a 9, manca l'evoluzione praticamente, oppure se solo avessi ucciso quello Starly durante il tragitto. Di lui devo vedere delle mosse, volte che l'hai visto usare Veleno Spina, potrei arrivare a 6 visto che sono a 5 e poi evolverlo. Esemplari catturati durante il giorno, catturati niente, sconfitti, volte che l'hai sconfitto col tipo volante, volte che l'hai fatto evolvere e poi in teoria però evolvendo non sarà un 1. Oddio, aspetta però. Eh sì. Non penso che conti. O magari sì. E quindi in realtà divenendo il Pokémon successivo, che non ricordo se sia Beautifly o Dustox. Dovrebbe essere Beautifly per Silcoon. In teoria dovrebbe contare già due. Ricerca sul Drifloon che gioca coi bambini. Oh, porca puttana. Oh, ho finito Cricketot. Andiamo a consegnare la quest. Ho fatto quasi metà del rango del livello 2. Bene. Cosa desideri fare ora? Continuare la ricerca, ci mancherebbe altro. Andiamo a fare il turn-in della quest. Hai completato la pagina del Pokédex di Cricketot? Splendido, fammela leggere. Ah, quindi emette quelle note sbatacchiando le antenne. Chissà se Fabrizio della squadra manifatturiera, artigiano, è in grado di produrre uno strumento che funziona allo stesso modo. Interessante. Devo a te questa ispirazione musicale. Accetta questo in segno di gratitudine. Cos'è che mi dà? Revital Boccio per 3.
Per completare una pagina del Pokédex devi catturare i Pokémon e lottare con loro svariate volte, giusto? È un lavoro non da poco. Già. Signori, io vi direi che mi ritengo soddisfatto. Abbiamo qualche strumento nuovo da leggere, forse? Prima di salutarci? Segnalazione di oggetti smarriti. Dono segreto? Ecco, si è sbloccata la funzionalità di internet. Collegamento a internet attiva, disattiva. Disattivato per forza. Segnalazioni oggetti smarriti. Quando perdi i sensi potresti perdere anche degli strumenti. Altri giocatori di tutto il mondo possono raccogliere i tuoi oggetti smarriti e restituirteli collegandosi a internet, chiaramente. Se trovi degli oggetti smarriti da qualcun altro, raccoglili. È carinissima questa cosa. Gli oggetti raccolti verranno spediti ai proprietari e tu otterrai dei punti gratitudine come ricompensa. Al banco degli scambi, lo sappiamo, puoi ottenere degli strumenti in cambio dei PG che hai accumulato. Raccogli gli oggetti smarriti ogni volta che ne hai occasione per poter ottenere strumenti utili, va bene. E qui aveva smarrito. Ecco, pare che contenga 15 tipi di strumenti. Lo hai trovato e restituito a Esperzio. Ok, e cosa devo fare? Ti è stato inviato un regalo di ringraziamento. Cos'è, una proteina? Grazie per aver recuperato ciò che Esperzio aveva smarrito. Hai ottenuto 87 punti gratitudine. Ok, però non mi hanno dato, diciamo, nient'altro che i punti gratitudine. Poi, caramella, esperienza S e M. Da Normanno e da Basilia. Quello di Normanno l'ho visto già. È qua, mi sa. Bene. Allora, ragazzi, io vi direi. E questa puntata la chiudiamo qua. Nella prossima puntata andiamo subito a prendere anche l'oggetto smarrito da Normanno, così esploriamo anche questa parte. Questa la lascerei a un secondo momento paura e poi andiamo da Rizza. D'accordo? Grazie per essere stati con me. Altra grande esplorazione. Abbiamo scoperto che con i Pokémon Alpha non si scherza, quindi riposatevi. Vi lascio ragionare e riflettere sull'eroe vicino ai Pokémon e la migrazione dal mare, anzi, grazie al mare, di antenati che sono venuti qui a venerare Arceus. Ci vediamo al prossimo episodio e come sempre, live your own legend.